Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da yerforex.com e in questo video ti mostrerò un piccolo estratto di una trading room di qualche giorno fa dove Antonio Izzi, ovviamente rappresentante anche lui di yerforex e esperto di mindset, ci parla di una cosa che spesso capita a noi trader, magari non i più esperti ma soprattutto che all'inizio, cioè quello di rimproverarsi un qualcosa, rimproverarsi un trade, rimproverarsi una certa azione. È una situazione che capita o è capitata spesso un pochino a molte persone. Quindi io ho deciso di, insieme ad Antonio, di prendere questo estratto, sono 4-5 minuti in realtà di un discorso più grande, per farvi capire alcuni concetti che ha detto Antonio che possono essere sicuramente molto interessanti, che magari vi possono dare quello spunto per crescere nel trading. Quindi vi lascio all'estratto e ci vediamo poi per i saluti. Perché le dinamiche, e qua vengo anche a Michele, sul discorso che faceva Michele. Allora, il rimproverarsi, Michele, viene da, io ora non voglio fare analisi transazionale qua, però viene da un copione genitoriale che noi abbiamo. Ognuno di noi ha tre, diciamo, ha tre stati. C'è lo stato dell'io bambino, l'io genitore e l'io adulto. Quando noi rimproveriamo o siamo rimproverati, siamo, tra virgolette, quando siamo rimproverati siamo vittime di un atteggiamento che, dove noi siamo i bambini e c'è qualcuno, il genitore, che ci rimprovera perché abbiamo fatto qualcosa che va contro le regole. Ok? Quindi intanto bisogna capire il mindset che uno ha sulla gestione dell'operazione, perché se tu ti rimproveri, evidentemente il mindset è molto semplice: hai un piano che non è chiaro, perché altrimenti non c'è nulla da rimproverarsi. Cioè l'unica cosa è cercare di capire meglio come fare meglio la prossima volta. Questo potrebbe essere, e qui dipende dall'approccio. Capite come il mindset sposta tutto? Cioè il mindset, quando noi parliamo di mindset, non parliamo di gestione, solo gestione emozioni, solo gestione, no, dipende tutto. È un, lo dico sempre, non mi stancherò mai, è un sistema complesso il mindset, dove noi dobbiamo cercare di trovare il miglior settaggio possibile per poter essere profittevoli. Il mindset, dice Pier Giorgio, dipende dall'autostima. No, no, l'autostima dipende dal mindset. È il contrario, Pier Giorgio. Che è un processo circolare, sì. Ma in questo caso, se dobbiamo fare il giochetto del chi è nato prima, l'uovo o la gallina, no? E in questo caso il mindset, cioè l'autostima, dipende molto molto dal mindset. Questo lo diceva una grandissima autrice, lo ha studiato proprio sui bambini, il discorso del mindset statico e dinamico. L'autostima, che è un valore, e che è un valore che fa parte del mindset. Ok? Questo è. Quindi, tornando al discorso del rimprovero, non c'è, se noi ci rimproveriamo, non abbiamo il mindset, cioè è un campanello d'allarme, capito Michele? Evidentemente non hai il mindset ancora del trader profittevole. Perché? Perché a parte il momento emotivo dove uno, se fa un errore, allora Michael Jordan, di cui parlavi tu prima, Ardu, oppure qualsiasi campione dello sport, nello sport è facilissimo, nel momento che fanno un qualcosa che poteva andare essere fatto meglio, diciamo così, no? E non è il caso tuo, per esempio, qua, di questo trade. Ma parlo di quando uno fa un errore o comunque non va come doveva andare, in quel momento magari hanno anche la reazione emotiva come risposta istantanea. E quindi di come posso dire, che non gli piace la situazione. Cioè se non gli piace, non gli piace, è inutile che noi vogliamo cercare di celare. Ma un momento dopo hanno già riassettato il mindset, cioè hanno già di nuovo la mentalità per gestire quel passaggio e anche quell'errore. Non so se è chiara la cosa che vi sto cercando di spiegare. Cioè, nel momento che io faccio l'errore, posso anche, in un certo senso, per un secondo,
Perché la risposta emotiva è velocissima, ci metti l'emozione dura un secondo, 2 secondi. Ma se noi questa emozione la facciamo perdurare al nostro interno, rammaricandoci, stiamo praticamente buttando via tutto. Noi l'emozione non la possiamo controllare, ma possiamo gestire la risposta emotiva successiva. E quindi possiamo gestire il nostro stato emotivo, perché sono delle tematiche un po', diciamo, di questa metacognizione. Tematiche dove si ragiona sul proprio modo di ragionare, no? O si pensa sul proprio modo di pensare. Nel bambino dipende sempre dal mindset che il bambino ha. Perché se un rimprovero in un bambino che ha un mindset dinamico, si chiama, e non statico, fondamentalmente quando uno è bambino c'ha due tipi di mindset, o statico o dinamico. Se ha un mindset statico, è un bambino che quando viene rimproverato, dà il peggio di sé. Quando ha un mindset dinamico, gli si attacca il valore sfida. Quindi tu mi rimproveri che io non so fare una cosa, mi accendo e ti distruggo. Eccoci di nuovo, spero che possa essere stato di vostro gradimento il video dell'estratto della Trading Room, del Platinum, ma soprattutto che possa avervi dato spunti interessanti. A questo punto io vi chiedo di lasciare un like, un mi piace nel video, di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina così potete essere sempre in contatto con noi, con tutti i nuovi video, le live che possiamo fare e vi auguro una buona giornata, un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao a tutti!